Benvenuti al Teatro Rex di Giarre per inaugurare Giarre Città Educativa edizione 2023, che oggi prende vita grazie a questo importante e primo incontro che apre questa serie di incontri e di manifestazioni che diviseranno il territorio di Giarre e non solo le varie location che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione per assistere ai grandi eventi che arricchiscono questo ricco calendario di appuntamenti, incontri, conferenze, concerti, teatro, musica e arte. Saranno queste le protagoniste che andranno ad educare il tessuto sociale. Questa è la mission principale sottesa all'ambizioso progetto di Giarre Città Educativa, che come sapete è stato promosso dal Ministero della Cultura e soprattutto dall'ARS siciliana. Il merito di aver avuto la possibilità di accedere a Giarre Città Educativa, ma il progetto Città Educativa sta chiaramente al Comune di Giarre, perché ha rispettato i difficili parametri che ne consentono l'accesso. Quindi bravo al Comune, ma soprattutto al suo sindaco e in particolar modo al suo assessore alla pubblica istruzione pari opportunità, che è la promotrice ed artefice insieme al direttore artistico docente ordinario al Conservatorio di Palermo, il professor Gianfranco Pappalardo Fiumana, e grazie all'altra colonna forte del progetto, che è l'ispettore regionale dei beni culturali, nonché referente culturale del progetto, che è il dottor Nicolò Fiorenza. Vi dico subito di tributare un applauso a questa triade. Ha dimostrato di essere all'altezza di continuare questo ambizioso progetto che, come sapete, abbraccia 550 comuni a livello europeo. Quindi Giarre, Palermo e Siracusa si contendono questo primato di far parte di questo ambizioso progetto. Io devo salutare e ringraziare tutte le autorità cittadine che stanno impreziosendo questo parterre, i dirigenti scolastici, voi ragazzi che sarete i protagonisti di questa giornata. Siamo noi che facciamo un applauso a voi, ai vostri insegnanti. So che con la vostra verve, con la vostra curiosità, col vostro entusiasmo andrete a vivacizzare la seconda parte di questo talk, questa formula innovativa che parla anche il linguaggio dei giovani, che il dottor Nicolò Fiorenza ha avuto questa lungimirante idea di proporre e che quindi anche voi sarete protagonisti. Cosa succede oggi? Oggi avremo intanto una grande opportunità per il Comune di Giarre. Perché? Perché ci sono due importanti ospiti questa mattina e sono posti al vertice della soprintendenza dei due province importanti, Catania e Messina. Voi vi chiederete, ma Giarre perché? Ma perché Giarre logisticamente si trova a metà strada tra le due province? Perché, come dice sempre il sindaco Cantarella, Giarre è una cerniera che si apre verso i due territori, perché Giarre ha una densità studentesca abbastanza elevata, sono 10.000 gli studenti che sono anche pendolari e che vengono a studiare a Giarre provenendo dai comuni che fanno capo alle due province di Catania e di Messina. Quindi un modo perché Giarre sia il trade union tra le due province, perché Giarre rappresenta il luogo che unisce gli usi, i costumi, le tradizioni, è un bellissimo patrimonio. Ecco che oggi al centro di questo talk abbiamo la valorizzazione, abbiamo il recupero, ma soprattutto abbiamo il rispetto da inculcare verso le giovani e alle giovani generazioni, perché voi sarete la classe dirigente del futuro. Quindi andiamo a conoscere un'istituzione importante che si chiama soprintendenza, che sia di Messina, che sia di Catania, che sia di Palermo,
La sovrintendenza è un organo istituzionale importante per la tutela, per la valorizzazione e per il recupero del territorio fatto di opere d'arte, fatto di territorio, fatto di ambiente. Ecco, oggi ne parleranno abbondantemente e porteranno la loro testimonianza come, chiaramente, come sovrintendenti le nostre ospiti, ovvero l'architetto Aprile e l'architetto Vinci. Facciamo un applauso, grazie ragazzi. Allora, io sono bellissimamente la mission e la razza sottesa sia al progetto Giare Città Educativa sia alla conferenza di oggi, che devo dire poi sarà degnamente, ecco, condotta nei panni del moderatore dal nostro ispettore regionale ai beni culturali, che dialogherà con le nostre sovrintendenti. Poi sarà la vostra volta quando andrete a formulare dei quesiti, delle vostre curiosità, delle domande, e loro risponderanno a voi, cari ragazzi, perché lo scopo di oggi è quello di educarvi e di sensibilizzarvi al rispetto del nostro bellissimo patrimonio. Allora, io direi subito di ringraziare chi ci ospita all'interno di questo bellissimo teatro restituito alla città dopo un'opera di recupero e di restyling, grazie al direttore del teatro e Alfio Zappalaia e Archidrama, che ha voluto rivalutare e riportare in auge questo gioiello cittadino che si chiama Teatro Rex. Allora, chiamo il padrone di casa di questo bellissimo teatro del comune di Giarre, il suo primo cittadino, il dottor Leonardo Cantarella. Un grande applauso al sindaco. Come abbiamo detto, intanto buongiorno alle due sovrintendenti che sono qua e ci hanno onorato della loro presenza, alle forze dell'ordine, ai direttori e ai dirigenti scolastici. E come dicevamo poco fa, io ho coniato questo modo, la cerniera tra due province. Peraltro, proprio mi diceva padre Nino, che l'arciprete parroco del nostro duomo, della nostra parrocchia, apparteneva prima il territorio di Giarre a Messina, quindi c'è stata sempre una finestra aperta verso questo territorio, la diocesi. Prima, noi siamo ora diocesi di Acireale, ma prima appartenevamo proprio alla diocesi di Messina, quindi c'è stata sempre una condivisione dei due territori. Città educativa, questa manifestazione che è giunta alla seconda edizione, ma come dico io a Pappalardo Fiumare, il mio amico, e a Fiorenza e all'assessore Sant'Onoceto, io mi sono prenotato per la terza edizione, va bene questo perché è stata un'idea che è venuta da Antonella Sant'Onoceto, il mio assessore, ma con Pappalardo Fiumara. In passato avevamo così accennato a qualche iniziativa, ma non a questo livello. E poi, ragazzi, immaginate che Città Educativa è una manifestazione che è presente solo a livello mondiale, 503 comuni che fanno parte di questa propria città educativa. Ma non a caso ce la siamo meritata. Quello che io dico sempre, assieme al mio assessore alla pubblica istruzione, pensate, fra Giarre e Riposto c'è un movimento giornaliero di circa 10.000 alunni e non siamo secondi a nessuno in rapporto alla popolazione. Quindi questo già è una struttura importante, scolastica, di queste due città che hanno rappresentato le priorità, la struttura dove è nata proprio la nostra città di Giarre era fondamentalmente la cultura, la pubblica istruzione e anche il commercio e l'artigianato, come Riposto il mare. Quindi sono due comunità molto vicine, molto urbanisticamente siamo in tutt'uno, pensate in Corso Italia, di Giarre e di Riposto, che va proprio al mare, una cosa meravigliosa. E devo ringraziare assolutamente sì al mio amico Pappalardo Fiumare a Fiorenza, che veramente si sono, a cui voglio tributare un applauso, assieme alla mia assessore, veramente anche un applauso a Patrizia Di Rendi, perché se lo merita. Fino all'altro ieri, infatti, stava male, io sono anche il suo medico, quindi stava male e l'ho dovuta, come dire, costringere a essere qua. Quindi sono molto contento, soprattutto che ci sia
una bella rappresentanza delle scuole che hanno partecipato a questa seconda edizione, ed è un'edizione importante perché, diciamo questo, avere la possibilità nello stesso luogo, nello stesso momento della sovrintendenza non è un fatto che accadrà dopo domani o domani, è un fatto importante perché sovraintendono appunto ai nostri territori, tutelano i nostri territori e anzi li proteggono e li vogliono fare conoscere, perché questo poi lo scopo che hanno la sovrintendenza sia di Catania che di Messina, come tutte le altre. E quindi sono contento perché i ragazzi che saranno gli amministratori futuri, sarete voi a governare le città, a governare i paesi, incominciano a capire la struttura sociale, politica, qual è e qual è l'importanza appunto di alcune amministrazioni come le sovrintendenze. E in questo momento avere queste due persone, avere una rappresentanza delle scuole di Giarre e anche di Riposto, io sono felicissimo come sindaco perché capisco che Giarre e anche Riposto sta ritornando a riprendere la centralità che meritava, la centralità che gli appartiene del territorio e, come dico io, la cerniera di due territori, di Messina e di Catania, perché è qua che si vanno a legare queste due grosse province, ma che hanno molte cose in comune, e sicuramente lavoreremo per migliorare e per dare più servizi ai cittadini. Grazie e buona continuazione. Grazie al sindaco Antonio Cantarella. Chiaramente salutiamo affettuosamente anche il nostro arciprete Don Nino Russo, ci segue e ci benedice. Bene, volevo ringraziare in maniera particolare tutti gli studenti dei tre istituti superiori di Giarre che hanno, mi dai conferma, dottore Fiorenza, anche abbellito questo nostro scenario. Quindi grazie all'Istituto Mazzei che ha curato questo addobbo floreale, l'Istituto Fermi, alla Mari, insomma ognuno ha dato un contributo importante. Noi siamo pronti a chiamare adesso il direttore artistico, andiamo a conoscere quale sarà il programma di questa bellissima manifestazione, velocissimamente perché i tempi sono stretti. Mi ha dato un minuto, quindi cercherò di essere breve. E innanzitutto mi associo a tutti i ringraziamenti, Patrizia, quindi non li ripeto più. Voglio ringraziare il preside Ginardi perché queste sono opere del liceo artistico e quindi è necessario dare un applauso, consentire un applauso. È diventata già la città educativa. E questo è molto importante perché quando si parla, come in questo primo appuntamento, di tutela dell'ambiente, si parla anche di tutela alla legalità. E Giarre rappresenta appunto in questo un perno importante. Prossimi appuntamenti. Gli appuntamenti, il 5 di novembre avremo una maratona benignana, quindi non avremo solamente arte, ma avremo anche arte che ha rimandi semantici con la musica, dedicata a Vincenzo Bellini, 5 di novembre al Salone degli Specchi. Poi avremo il 17 e il 12 di novembre un appuntamento importante con la sicilianità, con l'emblema della sicilianità, con Lucia Sardo, quindi un incontro con un'attrice importante, un'attrice che ha fatto la storia del nostro teatro e del teatro italiano, del teatro siciliano e anche della filmografia. E il 17 di novembre avremo qui al Teatro Rex un incontro su salute, arte e natura con Pippo Franco, quindi conosceremo Pippo Franco più da vicino, non solo come comico ma come attore impegnato a riscoprire le doti dell'uomo. E infine un concerto al Duomo di Giarre, ospitato appunto dall'arciprete Padre Nino. Avremo la possibilità di ascoltare l'orchestra del conservatorio Scarlatti Gia Vincenzo Bellini di Palermo, e nei suoi 450 anni farà un programma che vedrà, oltre che Scarlatti, anche personalità coeve e compositori siciliani. E in quell'occasione, per la prima volta, già ne avremo, potremo ospitare anche il suo neodirettore eletto dal Senato Accademico, il maestro Mauro Visconti. Un bel programma per una seconda edizione
e cogliamo l'invito sicuramente ad una terza edizione che sarà tutta l'insegna delle caratteristiche e delle peculiarità giaresi. Grazie al direttore artistico, adesso chiamiamo l'assessore alla pubblica istruzione e pari opportunità, la dottoressa Antonella Santonocello, col vostro applauso, grazie. Grazie Patrizia, buongiorno a tutti, e un gradito ringraziamento agli ospiti importanti di oggi. E sono veramente felice di vedere questa sala strapiena, ma soprattutto di vedere i vostri occhi curiosi, appassionati e impegnati. E io credo che Città Educativa ha una mission importante, che è quella di fare diventare le città città educate. Il nostro fine deve essere questo. Non è stato semplice entrare in questo circuito, ma ce l'abbiamo fatta e quest'anno ci siamo quasi presenti, siamo più forti dello scorso anno, e credo che lo saremo sempre di più, perché la finalità è quella della collaborazione, di creare cittadini, ragazzi, professionisti, scultori, impegnati nel sociale, donne, uomini che comunque andranno poi a dirigere anche la nostra società. Quindi cerchiamo di buttare dei piccoli semini in questa occasione, perché in ognuno di voi nasca un po' di curiosità anche per la cosa pubblica, perché non è così cattiva la cosa pubblica, ci vuole tanto sacrificio, ci vuole tanto impegno, però alla fine i risultati sono questi. Penso che ognuno di noi, ogni professionista, ogni uomo che vive a Giarre ha degli obblighi nei confronti della propria società, perché chi vive in questa realtà cittadina, poi è giusto che si spenda, come me, come il sindaco, cioè abbiamo altre attività, facciamo altro, però è un dovere morale, un dovere civico, infondere quelle che sono le nostre esperienze valutate negli anni e mettere a disposizione di tutti. Io vorrei fare un attimino una digressione sui presidi e sulle dirigenti che in questo momento, diciamo, seguono i ragazzi e questa età così delicata. Credo che veramente Giarre in questo momento può vantare delle figure professionali molto molto qualificate, molto impegnate e che hanno molto di buono da dare, quindi siamo anche fortunati da questo punto di vista. La mission importante è passare da città educativa a città educata. Se avremmo raggiunto questo obiettivo sicuramente avremmo fatto del bene. Vi auguro una buona prosecuzione e vi invito a tutti gli altri appuntamenti, perché le scelte degli altri artisti non sono state casuali. Ogni artista, ogni evento ha un messaggio da trasmettere, quindi cercate di venire numerosi perché avrete sempre qualcosa da insegnare. Grazie e buona continuazione. Grazie dottoressa Santonocello. Adesso è il momento di chiamare sul palco il nostro moderatore dell'incontro, che dirigerà come meglio sa fare, come bravo, il nostro direttore e ispettore regionale dei beni culturali, dottor Nicolò Fiorenzo. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Patrizia. Io non voglio ripetere nuovamente tutto quello che è stato detto e ridetto, perché è vero e perché è reale. Mi piace l'ultima dichiarazione invece dell'assessore, che ha detto una cosa molto bella: Giarre da città educativa a città educata. Questo è un traguardo tremendo da raggiungere. E quindi cosa facciamo noi oggi per piantare i semi affinché questa realtà sia educata? Oggi noi abbiamo un'occasione unica e speciale, quella di avere due persone, sono due donne, due grandi donne, che hanno un'esperienza trentennale nel loro settore, che ne hanno viste di cotte e di crude, che conoscono benissimo l'organigramma e conoscono bene l'entità del nostro patrimonio, che è quello della regione Sicilia, ma nello specifico conoscono la nostra zona ionica, perché Giarre, punto d'incontro, cerniera di questo territorio, non può non avere le giuste attenzioni dal momento in cui soprattutto gli studenti come voi, molti vostri amici verranno dalla zona, insomma dalla provincia di Messina, non può non conoscere cosa risiede e l'importanza di quei luoghi, ma anche dell'ambiente, perché non dimentichiamo che il patrimonio non è semplicemente il monumento, il palazzo, il duomo di una città, ma è anche l'ambiente, tant'è vero
che nel territorio etneo esistono svariati regimi di tutele e vincoli. Tu non puoi andare... Ci siamo? Ok. Tu non puoi andare in una campagna sull'Etna e fare una costruzione, proprio perché le sovrintendenze salvano spesso e volentieri tantissimi scempi. E allora oggi io voglio chiamare a fianco a me il sovrintendente di Messina, l'architetto Mirella Vinci. E l'architetto Donatella Aprile, sovrintendente di Catania. Grazie Patrizia, noi ci vediamo appena finiamo il talk, così tu poi chiuderai sapientemente come sai fare la sessione. E allora, sono veramente contento, vi dico perché è un evento unico e che si terrà a Giada, perché queste due grandi donne, fra poco più di un annetto, insomma, cederanno il passo, giustamente, andranno in pensione dopo la loro lunghissima esperienza. E non è così scontato un dialogo così fiorente tra le sovrintendenze della Sicilia orientale. Non è proprio così scontato, è proprio per la bontà di queste due personalità noi oggi possiamo avere l'opportunità di chiedere, di capire, sulla base anche della vostra ingenuità, sulla vostra curiosità, quali sono i regimi, quali sono le attività che queste donne tutelano attraverso un organigramma che è tremendo. La sovrintendenza ha uffici, dirigenze che sono di gran lunga, ecco, rispetto a un ente locale, perché proprio ci sono varie sezioni, ma ne parleremo. Allora ci accomodiamo, intanto avete i microfoni, architetti, voi qui, e io lo do io. Gli studenti oggi hanno preparato delle piccole domande, soprattutto sono stato molto sorpreso quando ho letto l'elenco delle domande, che erano particolarmente dettagliate, cioè si fanno delle domande non a caso, non per ovviare il problema o comunque cercare di chiudere il discorso di cui si è chiesto alle scuole, ma delle domande specifiche. E io mi sono complimentato con i presidi proprio per questo motivo. E vorrei proprio invitare, lo faremo poi con gli studenti, poi a leggerli proprio voi. Io vorrei proprio chiamarvi a scelta per porre due o tre domande scelte da quelle che avete proposto. Il nostro patrimonio, ci tengo in maniera precisa a dirlo, è qualcosa che ha un valore identitario. Voi pensate a delle città, io ho voluto con me oltre l'architetto Aprile, l'architetto Vinci, Messina, perché Messina nel 1908 ha avuto un terremoto terribile che l'ha ridotta in macerie, una città che non esiste più. Pensate a una città come Catania, con tutti i suoi monumenti, che sono oggetto di un turismo internazionale tremendo, che vengono rase al suolo. Sì, era una città ricchissima di opere d'arte. Poi voi pensate che tutti gli artisti che scendevano in Sicilia passavano da parte di Messina, e dunque dove lasciavano le prime opere? A Messina. Artisti come Filippo Iuvarra, che hanno progettato per i Savoia, Palazzo Carignano a Torino, Stupinigi, cioè le migliori architetture venivano anche progettate a Messina. Quasi nemmeno Catania ha, l'architetto Aprile, determinate firme. Purtroppo un terremoto, la sorte, non ha cancellato l'identità a questa città, che con molta fatica, in tempi non lontani, è riuscita comunque a ricrearsi. E parleremo esattamente proprio con l'architetto Vinci, quali sono gli esempi che lei ha curato, che lei ha gestito sul nostro patrimonio della parte della provincia di Messina, ma parleremo anche delle attività che la sovrintendenza di Catania, su cui ricade il territorio di Giarre, ha improntato storicamente, comunque anche negli anni passati, ma anche l'attualità. Cosa c'è in corso a Giarre? Cosa abbiamo a Giarre che riveste valore identità?
sanitario, e questo ce ne parlerà l'architetto Aprile. E allora, architetto Vinci, è acceso? Mi sente? Esattamente. Ci allora, parli un attimino? No, intanto io prima di tutto volevo ringraziare tutti i presenti, volevo ringraziare i organizzatori, il sindaco, le autorità che sono presenti, ma sono tutti i ragazzi, perché noi oggi siamo qua soprattutto per loro. E tra l'altro guardavo con molto interesse questi rosoni che sono stati realizzati, quindi c'è un primo approccio da parte dei ragazzi per la conoscenza e per il rapporto con la storia viene dato proprio nel momento in cui hanno forgiato, disegnato e poi realizzato proprio questi elementi. Quindi è fondamentale questo incontro con voi, incontro con le scuole che la Sovrintendenza di Messina svolge continuamente, perché noi abbiamo sempre fatto delle attività didattiche e diamo la possibilità di farvi conoscere quali sono le innumerevoli competenze delle sovrintendenze. Quindi è giusto che le scuole sappiano, che voi sappiate che le sovrintendenze hanno competenze in ambito archeologico, in ambito storico-artistico, in ambito paesaggistico, forse ne fate parte, che sono dei percorsi per le competenze trasversali di orientamento per i ragazzi, importante per le scelte future che loro devono fare. Io mi augurerei che tra tutti quelli che siete qua, sarete più di 100 almeno, che almeno un terzo possa domani scegliere di continuare un percorso di studio sui beni culturali, perché è comunque un percorso importante vostro di identità. Io non ero mai venuta a Giarre così di passaggio negli anni, eccetera, sono rimasta molto colpita perché è veramente un bellissimo percorso, almeno forse mi avete fatto fare. Hai visitato una città che è nata proprio come città, urbanisticamente parlando, è stata arricchita da opere monumentali che hanno impressionato anche lei. Un tessuto omogeneo, ottocentesco, importante, quindi voi già di fatto siete fortunati perché li vede già nel bello. Il degrado genera degrado, dico sempre io, il bello genera bello, quindi voi già partite avvantaggiati da questo punto di vista, perché avete già un patrimonio urbanistico, architettonico, monumentale, storico, già di base, che dovete difendere. Vi dico sempre, le istituzioni fanno fino a un certo punto, tu dicevi poco fa, appunto, siamo noi che dobbiamo in qualche modo evitare gli scempi, e credetemi, non è facile nelle competenze paesaggistiche, con tutte le normative che subentrano, con la nostra amica Donatella Aprile, sovrintendente di Catania, abbiamo attraversato tre tipi di normative di competenze per quanto riguarda i beni culturali, visto che abbiamo 35 anni sulle spalle di lavoro. Ebbene, non è facile, perché anche il paesaggio, di cui dicevi tu prima, no? L'attacco al paesaggio, se considerate tutte le normative che ci sono, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'efficientamento energetico nelle chiese, nelle strade, nelle case, eccetera, cioè, sono tutti degli attacchi continui, e il dover coniugare la difesa di un monumento, un castello, e il fotovoltaico dall'altra parte, o l'abbattimento delle barriere architettoniche, credetemi, non è facile, occorre una sensibilità, e quella sensibilità dovuta anche dal rispetto della storia, dal rispetto del monumento. Io mi auguro che almeno un terzo di voi un domani si possa trovare ad affrontare questi problemi, ma ricordatevi sempre che parte da voi. Noi sovrintendenze possiamo fare fino a un certo punto, le istituzioni, sovrintendenze, comune, province, città metropolitana, possono sempre fare fino a un certo punto, ma siete soprattutto voi, quindi la scuola, quindi mi rivolgo a loro, e soprattutto poi siete voi i cittadini che dovranno custodire, che dovranno evitare gli scempi, che se sarete progettisti non dovrete permettere alla vostra committenza di chiedervi scempi. Quindi siete anche voi che dovete lavorare insieme alle istituzioni. Quindi non credete di essere esenti da responsabilità, lo siete anche voi. Questo è un po' il mio, diciamo, da questo punto di vista. Un applauso. Il mio nome. Ha dato una perla di saggezza importante, un messaggio, soprattutto di sensibilizzazione e coinvolgimento, no? Che sì. Hai dato proprio alla leva giovanile per quanto riguarda.
entrare a far parte del settore. Svolgete un ruolo critico, cercate di svolgere un ruolo critico, ma un ruolo critico lo potete soltanto svolgere, cioè se a un certo punto decidono di fare, il sindaco decide di abbattere un edificio monumentale, per andare a costruire un edificio contemporaneo, potrebbe avere ragione come non potrebbe avere ragione, sviluppate il vostro senso critico, ma il senso critico non si inventa, si va a sedimentare, è una stratificazione di conoscenze storiche, andate sempre a fondo nelle questioni, approfondite sempre tutto ciò e quello che vi passa, non subite, visto che sarete i cittadini domani, non subite, fatevi una coscienza, ma ve la dovete fare adesso, ancora che siete ancora aperti a capire determinate cose, quindi chiaramente i vostri docenti devono anche accompagnarvi in questo percorso, noi come sovrintendenze vi accompagniamo da un altro punto di vista per quanto riguarda quei settori di cui vi sto dicendo. Io posso dire che in genere Messina risponde molto bene a queste attività didattiche, risponde molto bene, sono molto partecipate, sono le famose cantieri scuola-lavoro, con questi incontri, i ragazzi poi alla fine producono sempre dei video, conoscono la città, la disegnano, la approfondiscono e abbiamo sempre ottimi risultati perché effettivamente se voi siete guidati bene, rispondete bene. Grazie architetto Minci, io volevo chiedere una parola di benvenuto data a voi proprio dall'architetta Aprile che rappresenta proprio il nostro territorio, la nostra provincia di Catania e di cui Giarre fa parte. È sceso, sì. Allora, buongiorno a tutti, intanto grazie dell'invito, grazie di questa iniziativa, complimenti al dottore Fiorenza che è sempre così operativo e soprattutto certamente storico, preparato e stimato dalla sovrintendenza e dal sovrintendente. Ma poi saluto e ringrazio il sindaco che ci ha ospitati, l'assessore, il professore Pappalardo, il vostro arciprete con cui con la sovrintendenza ha dei rapporti stretti ma di amore e di amore odio direi, però odio nel senso buono del termine. Perché dico questo? Perché cari ragazzi, la sovrintendenza si occupa della tutela del territorio e anche dei monumenti, quindi fa esattamente quello che in un certo senso ognuno di noi cerchiamo di voler difendere, di voler salvaguardare. In più che cosa ha la sovrintendenza? Le leggi che devono essere rispettate. Quindi noi non ci alziamo la mattina dicendo quello ci piace, quello non ci piace, anche se qualcuno, qualche professionista belligerante, pensa che la sovrintendenza ha un grande margine di discrezionalità quando deve dare i pareri. I professionisti presentano i progetti, naturalmente vengono esaminati e come diceva la buon'anima dell'architetto Pavone, è stato sovrintendente a Catania ma anche insomma direttore di vari istituti, diceva ci dovrebbero ringraziare per gli orrori che non facciamo fare, perché purtroppo accade che nelle attività professionali non ci sia quella sensibilità nei confronti di un territorio, nei confronti dei monumenti. Allora dividiamo le due cose. Noi abbiamo le leggi, lavoriamo sul codice dei beni culturali, che è il codice urbani, l'ultimo, quello del 2004 numero 42, ed è un codice che raccoglie tutto il fiorfiore delle ottime leggi che partirono, le prime leggi, le vere e proprie leggi sulla tutela nel 1939. La numero 1089 e la 1497, che giustamente ricordava la collega, abbiamo anche attraversato nei nostri lunghi anni di questa, io devo dire, onorata carriera. Quindi queste leggi, oggi siamo al codice dei beni culturali, che è un codice che è stato emanato e promulgato esattamente nel 2004. In questo codice vengono elencate tutti gli articoli e delle cose che puoi fare, quello che non puoi fare e soprattutto quello che puoi tutelare e puoi salvaguardare. Questo vale per il paesaggio e vale anche per i monumenti. Quindi
negli interventi di restauro e per prima ovviamente anche noi attraverso la sopravvivenza, attraverso i finanziamenti che la regione siciliana attraverso l'assessorato regionale dei beni culturali dà per gli interventi sia nei centri storici ma principalmente noi nei monumenti, quindi principalmente le chiese. Il paesaggio invece viene affidato ai professionisti, quindi a chi presenta un intervento o da realizzare qualsiasi tipo di intervento da realizzare nel paesaggio. Il paesaggio non è tutto uguale e voi questo lo sapete, abbiamo il mare, abbiamo la montagna, ci sono delle fasce, delle zone che devono essere rispettate più di altre e per questo è stato creato il piano paesaggistico regionale. Questo piano paesaggistico che ogni città e ogni provincia ha, quindi Catania, Messina, cosa fa? È uno strumento operativo che mette in evidenza tutte le zone che sono di altissimo livello ed elevato valore paesaggistico a quello più degradato, perché giustamente anche voi se vi girate nel territorio vedete le cose abusive, vedete costruzioni che non sono regolari, vi sarà capitato di dire ma quanto è brutto, non ci sta. Certo, perché sono interventi che sono nati in anni, io dico sempre che la casa di Montalbano insegna, la casa di Montalbano è sulla spiaggia, oggi ci sarebbe l'arresto per Montalbano se dovesse realizzare una casa sulla spiaggia, mentre quando è nata la casa di Montalbano sulla spiaggia è perché gli strumenti di allora legislativi lo consentivano o comunque non c'era il rispetto per la fascia che ovviamente è quasi fisiologico rispettare la sabbia, la costa e non avere le costruzioni a ridosso del mare, del fiume, dei laghi, dei vulcani. Ci sono anche tutta una serie di attività che sono nate intorno a questa storia dei Campi Flegrei, ma lì c'è un vulcano che la dice lunga e le costruzioni sono costruite lì, quindi tutti i disastri idrogeologici, perché ci sono costruzioni che sono state negli anni costruite a ridosso di un fiume, di un lago, e quindi quando poi c'è il disastro dove non doveva sorgere. E allora io dico adesso il, diciamo l'argomento e le competenze, ha fatto bene la collega di dire di cosa quali sono le attività e le discipline che la sovrintendenza si occupa, che parte dall'architettonica, la paesaggistica, l'archeologica, perché in molti casi si costruisce, vai a fare le fondazioni e spuntano dei reperti. E quando spuntano dei reperti, e a Giarre è capitato, Annunziata di Mascali, stiamo portando avanti uno scavo che effettivamente durante una costruzione è venuto fuori. La legge cosa dice in quel caso? Mentre tu stai facendo la tua casetta, ti devi fermare, ti devi bloccare, perché la sovrintendenza con i suoi archeologi va a vedere, a verificare se sono reperti di un certo pregio o se sono reperti solo da studiare, da verificare. Ti danno l'idea dell'età di quella città che è nata sottoterra, perché parliamo di sotto il livello della quota zero, e naturalmente ti dà una, ti dà uno studio, un risultato, ma poi si ricopre se non è di grande interesse. Se è di grande interesse, purtroppo, la legge, non la sovrintendenza, la legge ti dice, cara mia, ti devi fermare lì, non puoi scavare più. La casa lì la puoi fare fino a un certo punto, vediamo come ottengono un patrimonio inestimabile, i libri di pregio, i libri naturalmente anche di una conoscenza ordinaria, ma che certamente vanno salvaguardati. Anche lì c'è il restauro dei libri,
delle cinquicentine, non so se ogni tanto vi è capitato, la scuola, qualche docente mi avrà parlato, ma al di là del fatto che le sovrintendenze si occupano di queste competenze, hanno queste competenze che comunque nel tempo le nostre normative hanno sempre più cercato di snellire, perché questo è vero, bisogna sempre, e questo risultato noi oggi lo viviamo, perché rispetto a quando siamo entrati in istituto, appunto all'istituto della sovrintendenza, oggi sicuramente c'è una rapidità nel chiudere i procedimenti amministrativi, perché poi c'è la parte della burocrazia, il ruolo dell'amministrazione pubblica, che piaccia o non piaccia, ha una sua procedura e una sua legge. Bisogna certamente poi essere flessibili nell'applicare e non così rigorosi per non dare l'opportunità a chi in quel momento sta cercando di creare una risorsa per quel territorio. Un altro passo che voglio fare sono, oggi come oggi, i rapporti con gli enti locali. Ma tanti anni fa la sovrintendenza era una scatola chiusa, nessuno poteva accedere, anche il sovrintendente non era facile agli accessi e anche a una collaborazione, a un'apertura, assolutamente no. Io ricordo che dovevo chiedere un appuntamento per parlare col mio sovrintendente, naturalmente oggi sarebbe quasi ridicolo, ma forse probabilmente perché c'è una formazione diversa e soprattutto la sinergia con gli enti locali. Noi lavoriamo attraverso le convenzioni, che sono degli accordi scritti che si fanno tra comune, sovrintendenza e la diocesi. Perché le chiese, ci sono due proprietari di chiese, una è lo Stato e una è la Regione Siciliana. La Regione Siciliana attraverso la Curia, la sua diocesi, e naturalmente abbiamo le diocesi di Acireale, di Catania e di Messina. Insomma, attraverso le diocesi, questo rapporto diretto con le diocesi che o predispongono loro dei progetti per i propri monumenti di cui sono proprietari e che però la legge della tutela, quella su cui io sono partita, il codice dei beni culturali, gli dice al proprietario: tu sei proprietario di un bene monumentale? Ma lo devi mantenere, devi essere tu proprietario, che pazienza, ti indebiti, ma devi mantenere quel bene, perché se no io, istituzione, che naturalmente sono pagata per tutelare, per salvaguardare, e te lo devo fare notare, anche a volte con dei procedimenti legali che non sono certamente rapporti sereni, perché quando poi c'è di mezzo la legge, la denuncia, diventa tutto più difficoltoso. Ma chi detiene? E questo vale anche per i proprietari nobili, che hanno la proprietà di beni nobiliari, hanno il dovere di mantenerlo, perché la legge dice: io ti aiuto, però tu lo devi mantenere, non lo devi fare crollare. E noi invece della sovrintendenza, e questo certamente ogni tanto con Mirella ci confrontiamo nei nostri territori, accade che invece veniamo chiamati a tamponare le situazioni che si vengono a determinare per una mancata manutenzione da parte di chi detiene il bene. Poi naturalmente c'è lo Stato, perché lo Stato è anche proprietario di alcune chiese e quindi deve finanziare e lo deve detenere. Ma lo Stato come lo fa? Attraverso il Ministero dell'Interno con le prefetture, perché le prefetture sono gli organi ovviamente del Ministero dell'Interno e le sovrintendenze sono gli organi tecnici delle prefetture
E laddove noi possiamo risolvere i problemi di progettazione, cerchiamo naturalmente di collaborare anche con le prefetture. Quindi, vedete, io mi fermo qui perché potrei essere sono ovviamente tante le cose, tante le sfaccettature, ma certamente mi fa più piacere sentire poi anche gli studenti nel merito o nel dettaglio. Grazie. Ci saranno delle domande. Un applauso alle prefetture perché si devota anche qui la sua preparazione e i capelli bianchi sono dovuti a questo, mi dice, perché avete capito quanto è complicato talvolta intraprendere delle azioni e fare degli interventi sui monumenti, sul patrimonio, ma anche di natura privata, che il patrimonio non è esclusivamente di natura pubblica, come abbiamo parlato, come abbiamo detto, c'è la Chiesa, c'è il pubblico, c'è lo Stato, c'è il privato. E lo Stato interviene la prefettura, nel privato le incombenze sono del singolo cittadino che detiene il bene. Ma io proprio su questo aspetto, e concentrandomi sulla linea di confine, sulla cerniera di cui tanto abbiamo parlato, Sindaco, noi abbiamo una città che comunque è abbastanza importante per essere vicina alle nostre zone, ma è provincia di Messina, vero? Architetto Vinci, cosa ci dice di Taormina? Questa città così discussa. Taormina, che di fatto è la provincia di Messina, ma non so perché si sente, tutti dicono che sia provincia di Catania, sbagliano pure a livello nazionale, quando loro dicono Taormina è provincia di Catania, io non lo so, forse è più frequentata da Catania, non so, adesso dobbiamo anche considerare, la provincia di Messina è molto grande, ma è una provincia che non si svolge lungo solo un tratto di costa. Noi abbiamo Messina, che è il baricentro della cerniera, che di fatto collega due versanti, quello ionico e quello che noi chiamiamo tirrenico, sulla Tirrenica. Quindi diciamo che i messinesi da questo punto di vista hanno sempre un po', hanno Taormina come punto di riferimento, certo hanno anche le isole Eolie, hanno poi i Nepoli, hanno il Lazzo, insomma una serie di altre mete, quindi si spargono diciamo sul territorio, sia la provincia di Messina per 108 comuni, quindi anche il lavoro della sovrintendenza, tutte quelle competenze che dicevo prima, viene anche lì sparso su 108 comuni, quindi vi rendete conto l'immane il lavoro. Non pensate che sia un lavoro facile, non è un lavoro facile perché ogni cantiere di restauro è un cantiere a sé, non esistono normative per cui la teoria del restauro di Brandi si applica e si applica lì, quello che è restauro. Ricordatevi che non si occuperà di restauro dei monumenti, sarà lo stesso momento che vi suggerirà qual è l'intervento più idoneo per cercare di rispettarlo. Questa è una bellissima. E di fatto è proprio questo. Quando affrontate un cantiere, state più a lungo in silenzio, senza imprese, in mezzo ai piedi, senza altre diciamo distrazioni. E questo rapporto con la pietra, questo rapporto con la scultura, lo dovete, questo rapporto con un muro che dovete decidere se lo dovete abbattere o se lo dovete mantenere, o un tetto se lo dovete rifare come lo dovete rifare. Intrattenete questa relazione umana con le pietre, è molto importante. Le pietre parlano, è così, le pietre parlano, dovete soltanto voi ascoltare, dovete essere voi educati ad ascoltare, tanto perché hanno già discusso con questi docenti, devono essere molto importanti per cercare di dare questa. Taormina è un territorio importantissimo, c'è cioè un piccolo paesaggista addirittura di risale 1967, quindi tutto è sottoposto a tutela Taormina, e poi ci sono ovviamente anche i monumenti. Ebbene, è così difficile un territorio come quello di Taormina, che ha subito, è sempre stato un territorio fortemente inflazionato dal turismo, lo sappiamo bene, ad esempio il Grand Tour, dal 700 all'800 con le grandi ville inglesi, pensate che la villa comunale di Taormina proprietà di una nazione inglese, sì, e praticamente la stessa proprietà dell'isola Bella, proprio tra tre la Bella che aveva sposato un sindaco di Taormina Cacciola, e quindi lei aveva portato al
così, parentesi, aveva portato le essenze, siccome le andò in giro per il mondo, portò delle essenze particolari botaniche all'interno della villa. Quella che oggi è la villa. All'interno anche di Isola Bella, ci sono quindi delle essenze capite come l'importanza dei beni ambientali, perché Isola Bella di Taormina costituisce a livello di flora, fauna, per cui lì non ci si può accanire con l'eccessiva civilizzazione del bene ambientale. E così poi funzionerà anche sul territorio dell'Etna. Ne parleremo poi con la dottoressa Pire, ma continuiamo. Questo è l'Isola Bella, infatti i coloni, mi permetto di dire, c'è un vincolo dell'Isola Bella, come museo naturalistico di se stesso. Cioè praticamente... A un certo punto non possono che diventare a sé stanti. Di conseguenza ci sono, ecco, all'interno anche in Taormina, ovviamente anche quelle sono le attività che mi sono fatte, ma ci sono ovviamente delle presenze naturalistiche, faunistiche, certo, la Pancia Rossa, la cittadina medievale, diciamo, d'alto medioevo, in cui si sviluppa la Taormina con i suoi palazzetti, con i suoi torri, e ci sono poi ovviamente deve subire la pressione antropica del turismo di oggi, Morni e Fuggi, e chiaramente anche questo non è facile. Allora sta lì sempre anche il nostro discorso che sono interessato degli alberghi, chiedono possiamo fare questo, possiamo fare quell'altro, o il massimo del degrado, ragazzi, il massimo del degrado avviene con l'abusivismo. L'abusivismo credo che sia proprio la rogna più difficile da trattare. Abbiamo parlato, man mano anche quelle lì, dagli anni 70, agli anni 80, fino ad arrivare a Messina, negli anni 80 credo che è nata quella di Messina, ma quella di Catania copriva anche il territorio di Messina, cioè un lavoro che si doveva fare a Messina andava chiesto il parere a Catania. E infatti poi la documentazione custodita nell'archivio storico della soprintendenza di Messina è stata un attimino, ecco, presa in carico, perché riguarda monumenti e patrimoni di loro pertinenza. Però capite come l'organizzazione amministrativa e giurisdizionale ad oggi è frutto di immani cambiamenti dovuti alle esigenze del territorio, alla crescita demografica. Ci sono varie condizioni sociali che ci impongono di operare una misura straordinaria, e in quel caso il terremoto di Messina ha dato un punto di inizio, un trampolino di lancio all'attenzione sul patrimonio che prima era lasciata all'intenzione personale. E quindi questo discorso sulla nascita delle sovrintendenze che arriva fino a oggi qui vuole terminare, prima di passare alle vostre domande, alle quali già i loro interventi noto che hanno risposto a molte cose, su quali sono le principali aree e attività di competenza della sovrintendenza, abbiamo risposto, ci sono molte domande in cui già abbiamo risposto. Io però chiedo del liceo Amari se sono state preparate delle domande. Non c'è il liceo Amari? Sono state preparate? Qualcuno me lo vuole portare? Ah, sono su. Con calma. Ah, ok. Ce l'hai, Leonardo? Gli esempi nel nostro territorio dei restauri che hanno condotto queste sovrintendenze. Io vorrei chiedere, dopo aver parlato con l'architetto Vinci, vorrei chiedere all'architetto Aprile a Gerre che cosa abbiamo in cantiere in questo momento. Qual è? Vuol dire anche, volevo un attimino anche concentrarmi sul discorso di Giarre con Catania, perché ora così un po' entriamo nel merito, magari potrebbe essere anche frutto di interesse per gli studenti. E Giarre in effetti risponde, anche se si trova in modo quasi baricentrico rispetto a tra Catania e Messina, ma dal punto di vista degli interventi sul territorio risponde alla sovrintendenza di Catania. Quindi qualsiasi tipo di intervento ha Giarre, così come il suo territorio comunale, ha una parte il vincolo di paesaggio e poi c'è il vincolo in centro storico. I vincoli cosa sono?
sono delle attività di tutela amministrative che naturalmente individua l'organo di tutela, cioè la sovrintendenza, individua che quel territorio è un territorio che va salvaguardato. Quindi perimetra queste aree, fa naturalmente gli appositi studi e gli approfondimenti e li manda all'assessorato regionale dei beni culturali, dove l'assessore o il dirigente generale fa il decreto. Questo significa che la stessa cosa avviene sui monumenti. Va da sé che le chiese non vengono vincolate perché sono già vincolate di suo. Allora io farei venire i ragazzi del liceo Leonardo. Sì. Vorrei che buongiorno a tutti, sono Elvira Berbera della Via Banca, liceo scientifico Leonardo, e volevo fare delle domande. E intanto vi volevo chiedere se cortesemente ci potevate illustrare le diverse categorie di musei. Ci volete illustrare le diverse categorie di musei? Intanto rispondere tu, la categoria dei musei, allora, i musei non fanno parte delle sue intendenze, quindi da questo punto di vista sono le categorie che camminano parallele, mentre le sue intendenze si occupano di tutela, di cui abbiamo detto prima. I musei invece custodiscono, conservano quello che è, sono ovviamente gli ordinamenti che hanno all'interno, cioè sono dei contenitori che all'interno hanno dei contenuti, per cui a Messina c'è un museo regionale interdisciplinare, ci sono, ecco, da questo punto di vista, qui a Caragno, non so, risponderai tu, Donatella, saranno diversi, ma i musei non dipendono dalle sole intendenze, dipendono sempre dal Dipartimento regionale dei beni culturali, ma non sono, nel caso di Messina, può darsi che anche a Caragno ci sia un altro tipo di giurisdizione, ma non fanno parte delle sole intendenze. Grazie architetto. Sì. Ah, no, vabbè. Alla domanda numero due ora sì. Risponderà. Allora io volevo dire una cosa, che a Catania sta nascendo il museo invece archeologico, perché è la prima volta l'ex manifattura tabacca. Allora, Catania non ha un museo archeologico, né ha un museo interdisciplinare, non ha musei. Mentre invece allora devo dire questo anche nella lungimiranza di chi ha preceduto in questo presidenza della regione, sono stati dati finanziamenti per il museo di Caltagirone, che è il museo della ceramica di Caltagirone, anche lì sono pezzi, 5.000 pezzi del Settecento, della, sapete, Caltagirone è, diciamo, la padrona, come si usa dire, della ceramica, e poi e stiamo restaurando, perché questi sono comunque fondi europei. Mentre invece a Catania, nell'ex manifattura tabacchi, in via, quando una volta c'era, facevano le sigarette, quindi l'ex manifattura tabacchi, oggi naturalmente in disuso, la stiamo recuperando per far nascere il Museo Archeologico di Catania. Mentre invece nella zona di Messina, appunto, loro hanno il Museo Archeologico, ma poi c'è anche la Galleria d'Arte Moderna, no? Il Museo Interdisciplinare. Interdisciplinare. A Siracusa, per esempio, dove io sono stata sovrintendente qualche anno, lì c'è la Galleria Bellomo, che pure conserva, sicuramente qui gli storici potrebbero poi fare cenno se vogliono e approfondire. Abbiamo, c'è la Galleria d'Arte Moderna, ma questo anche a Palermo, Museo Pepoli, Museo Salinas, mentre appunto in questa parte della Sicilia orientale i musei sono un po' più carenti. Beh, ci stiamo dando da fare per crearli. Prego. Buongiorno, sono Vittoria Risi del Liceo Leonardo di Giare, la prima. Il codice dei beni culturali sottolinea l'importanza della protezione e della conservazione dei beni culturali e paesaggistici. Quali potrebbero essere, nello specifico, i principali interventi conservativi atti a tutelare il nostro patrimonio storico e etneo? Non so, rispondermi Miretta, non so.
Sì, no, allora, certo, è una domanda molto vasta, perché naturalmente, allora, il patrimonio etneo. Noi possiamo contingentare per quanto riguarda l'esempio di Giarre. Certo, in modo tale da... Certo, ma poi appunto Giarre sia per quanto riguarda l'intervento di restauro, ora io magari lo dirò, quello degli Agostiniani Scalzi, io lo conosco così, come il convento degli Agostiniani Scalzi, allora, lo conosco così, poi ognuno dà una sua interpretazione. Allora, nel caso di Giarre, è vero, il codice dei beni culturali ha una grande importanza perché ha il mare e ha la montagna. Quindi un territorio, noi come lo vincoliamo, come lo tuteliamo? Lo tuteliamo cercando di evitare che possano essere realizzati interventi non adeguati a quel territorio. Ma Giarre ha anche un centro storico, e devo dire questo merito della pubblica, dell'amministrazione comunale, ben conservato, e ha molto patrimonio nobiliare, che è vincolato con decreto, ma che naturalmente deve essere tutelato innanzitutto dai proprietari. Quindi sul territorio non c'è un intervento specifico, perché la soprintendenza non interviene sul territorio, ma attraverso gli interventi che, o comunque chi deve realizzare un'opera. E allora noi gli diamo le dritte per poterla far realizzare bene e comunque adeguata al territorio. Invece, mi preme certamente in questo caso, a parte che la soprintendenza a Giarre ha fatto diversi interventi, lo ricordavamo con l'arciprete, spesso sono interventi di urgenza, cioè le coperture delle chiese perché entra l'acqua, e quindi rovinano ovviamente gli affreschi, poi interventi legati anche a interventi di restauro, le pavimentazioni, in alcuni casi in una chiesa che adesso non ricordo il nome, di Giarre, abbiamo fatto il restauro della chiesa, in qualche caso siamo riusciti ad intervenire. Chiesa della Madonna delle Grazie. Mi sembra. Sì, esatto. Qua dietro in via Visi. Esatto, proprio questa, non ricordavo esattamente il nome, mentre invece con il PNRR, è di proprietà dello Stato, il convento degli Agostiniani Scalzi finalmente avrà la luce. Vedrà la luce, perché sono stati finanziati. Con PNRR noi stiamo seguendo il progetto, naturalmente speriamo anche in un contributo, in una collaborazione anche scientifica di chi conosce questo monumento per poterlo poi ben restaurare. È un intervento di più di 1 milione di euro, credo 1 milione e 100, eccetera. Quindi 1 milione e 100 del PNRR che certamente noi stiamo seguendo, la stazione appaltante, cioè chi seguirà i lavori e dirigerà i lavori è la soprintendenza di Catania. Il progetto invece è stato dato all'esterno, ma così come hanno fatto per gli altri monumenti di altre province. Mentre al momento di dirigere i lavori ovviamente saremo noi. E io spero, Sindaco, che al momento della consegna dei lavori, quel giorno per l'inizio dei lavori, certamente sarà un momento anche importante per la città. Poi certamente prima di passare alla parola a te, saluto le due alunne. Tre Luisi e Elvira Barbera. Grazie al liceo Leonardo. Ora, per l'intervento dell'architetto Vinci, chiamiamo poi il liceo Busso che farà le sue domande. No, mi collego un attimo a quello che diceva la sovrintendente di Catania e alla domanda che ha fatto la ragazza proprio dei principi conservativi. Non dobbiamo dimenticare, e poi mi riferisco anche al nostro arciprete Padre Vino, comunque, che la prima formula prima di arrivare al restauro è la manutenzione. Quando si parlava con qua, entra l'acqua del tetto, bisogna provvedere al restauro. Ma noi l'acqua del tetto non ce la dobbiamo fare arrivare, perché i pluviali si devono pulire prima, bisogna fare la manutenzione del tetto e non si arriva quindi al restauro. In una situazione in cui i fondi sono sempre meno,
per poter provvedere ai restauri. Quelli che invece bisogna programmare sono per tutti coloro che hanno, anche il comune che ha dei beni propri e vincolati, le chiese, ovviamente della Puglia, sono tutte delle programmazioni, delle pianificazioni di atti di manutenzione. Il restauro è l'ultima soluzione, ma non si può per 10 anni lasciare un tetto ovviamente all'incuria, certo crolla, si porta dietro il tetto, la stampa, l'affresco e tutto il resto. Non dobbiamo arrivare a quello, bisogna fare una manutenzione preventiva. Questo è. E questa è la prima. Lo so, però sono sempre, perché altrimenti quello creerà sempre danno sul danno, danno sul danno, ci sarà bisogna comunque fare fronte a qualsiasi costo e in qualsiasi modo per l'importanza del problema. Adesso qui abbiamo noi i ragazzi del liceo altissimo Tuttuso, alle quali chiedo, già voi sapete a memoria le domande. Buongiorno, allora intanto vorrei ringraziarvi per questa opportunità, noi che possiamo essere qui a farvi domande, non solo ci aiuterà per il nostro percorso sia scolastico essendo anche dell'artistico ma anche proprio della nostra vita. Infatti per l'appunto vorrei parlare del fattore scolastico e soprattutto universitario, perché cosa bisogna fare per diventare per l'appunto un sovrintendente. Qual è il percorso? Che le competenze sono tante sulla sovrintendenza, quindi noi abbiamo bisogno di archeologi, storici dell'arte, architetti, ingegneri, quindi bibliotecari, archivisti. Ma quali sono gli studi che bisogna? Qual è il percorso formativo? Poi, per poter lavorare appunto alle sovrintendenze, bisogna avere, incanalarsi in quel momento giusto in cui ci sono i concorsi, come li abbiamo fatti noi. Nello tempo, risale all'86, quando abbiamo fatto i concorsi nel 1986, e quindi incanalarsi in quei momenti in cui c'è il rinnovo del personale, e quindi ovviamente occorre ovviamente queste figure professionali tecniche. Quindi io vi consiglio di continuare a studiare. Anche nel tabrino. Sì, allora io intanto sono orgogliosa del liceo artistico, perché io vengo dal liceo. La mia scuola è di liceo artistico, è stato di liceo artistico, e così dico un aneddoto simpatico, siccome parliamo di circa 50 anni fa, non lo so, giù di lì, mio padre mi disse se era una scuola, perché per lui la scuola di quei tempi era solo il classico, lo scientifico, quindi io sono stata una rivoluzionaria che volevo andare al liceo artistico. Perché? Perché effettivamente il liceo artistico dà le basi per chi deve fare architettura. Io volevo fare architettura e quindi mi sono iscritta al liceo artistico, perché avevo colleghi che erano alla facoltà di architettura di Reggio Calabria, io ho frequentato quella di Reggio Calabria, avevano fatto il classico, lo scientifico, e poverine non usavano 3 squadrette, non 2, per cui dovevano essere aiutate, mentre io in questo avevo delle basi più certamente esotte. Comunque, a parte gli scherzi e gli aneddoti, sì, certo, gli studi, io dico che il sovrintendente lo deve fare l'architetto, perché sono, allora perché? Perché noi abbiamo esperienza di diversi sovrintendenti che hanno, e che certamente di grande valore, storici dell'arte, archeologi, bibliotecari, tecnici bibliotecari, però sul territorio ci vuole il tecnico che significa non neanche l'ingegnere, ma l'architetto. Quindi, questa è una mia opinione, certamente personale, ma insomma, visto che anche Mirella è architetto, penso che questo una parte possa condividere. Non c'è dubbio che secondo me è la disciplina che riesce a coprire le situazioni che si verificano sul territorio, il restauro dei monumenti. Noi, se si presenta un progetto di restauro dei monumenti e non c'è la figura dell'architetto, non lo possiamo istruire, perché la legge dice che ci vuole l'architetto per fare il restauro. Poi ci possono essere i migliori ingegneri del mondo
e anche i geometri di grande professionalità, perché poi voi mi insegnate e l'esperienza che fa molto sul campo, quindi non è tanto il titolo. Ma da questo punto di vista il percorso, poi c'è anche l'archeologo, però l'archeologo è sempre un aspetto scientifico specialistico, quel settore, così come il bibliotecario. Noi abbiamo avuto a Catania anche i sovrintendenti bibliotecari e di fronte a situazioni sindaco sul territorio avevano delle difficoltà a cercare di comprendere, proprio perché una figura, sono degli studi e delle figure specialistiche che vanno benissimo per quella materia, per quella disciplina, ma sicuramente per ricoprire un incarico che nel caso nostro vede un panorama molto più vasto, perché io oggi parlo di archeologia con gli archeologi, domani di architettura, dopodomani di biblioteca, perché certamente siamo a capo di una struttura che ha queste competenze, quindi lo è proprio nel ruolo. Ma secondo me, il mio modesto parere è che lo deve fare un architetto, quindi la laurea in architettura. Ed è questa la domanda, insomma, che poi uno degli studi. Sono Nella Caltapiano e frequento il quinto anno della sezione del design, del legno e dell'arredamento. E volevo chiedervi in che modo le sovrintendenze si rapportano con il territorio alla luce dell'articolo 9 della Costituzione. L'articolo 9 della Costituzione, come abbiamo detto prima, è il nostro pane quotidiano, perché cosa dice l'articolo 9? La Repubblica promuove lo sviluppo, no? Della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, tutela il patrimonio storico e artistico e il paesaggio. L'abbiamo detto finora, fa parte di tutte le nostre competenze. Quotidianamente io e la collega Donatella facciamo altro che applicare l'articolo 9 nel nostro quotidiano lavoro. Quindi si rapporta in maniera costante la sovrintendenza con l'articolo 9. Quindi è il nostro abbiamo detto un po' le attività l'articolo 9 fa riferimento anche alle future generazioni, fa riferimento alla biodiversità. Dico, oggi voi giovani vi battete in questa lotta sull'ambiente, ma noi siamo in fondo nel nostro piccolo cerchiamo di perseguire quello che voi volete tutelare, l'ambiente, e quindi evitando di far intervenire o di realizzare interventi che possano ostacolare il corso di un fiume, l'intervento di un cioè il bosco lì leggi a IOSA sulla tutela del bosco. E quindi ovviamente ci sono degli uffici specialistici, c'è il Parco dell'Etna, c'è l'ufficio dipartimentale delle foreste che si occupano esattamente, però poi alla fine i nodi arrivano sempre alla sovrintendenza, perché ci vuole il parere proprio per la salvaguardia di quel territorio. Quindi l'articolo 9 risponde esattamente a tutte queste espressioni. Aggiungo semplicemente questo: dobbiamo sempre però distinguere ambiente e paesaggio. Stai attenti a non fare questa confusione, perché non sono la stessa cosa. Le sovrintendenze tutelano il paesaggio in quanto caratteristiche geomorfologiche, naturalistiche, anche di prospetti, di belvedere, di zone di belvedere, di paesaggio in tutti i sensi. L'ambiente è legato invece a quello che è la qualità della vita. Allora c'è un assessorato, noi siamo assessorato a beni culturali e paesaggistici, diciamo, non c'è un problema al paesaggio. Poi invece c'è il territorio e ambiente, è un altro assessorato, di cui ovviamente anche il sindaco ovviamente è diretta derivazione. E quindi l'ambiente, quello che è la salvaguardia dell'ambiente dal punto di vista dell'inquinamento, dal punto di vista di una serie ovviamente di anche di rapporti ovviamente con l'idrogeologico, eccetera, è l'ambiente e non è la sovrintendenza che se ne occupa. Quindi c'è una sottile percezione di linea di differenza tra ambiente e paesaggio.
l'ambiente, il territorio e l'ambiente, poi la giovanità culturale. Quindi è un po' come il Ministero dell'Ambiente si occupa esclusivamente di questa realtà. L'ultima domanda. Mi chiamo Maria Lucia Anastasi e frequento il quinto anno presso il liceo Virtuoso, il liceo artistico, e mi occupo di design del gioiello e dei metalli. La mia domanda riguarda un po' la consapevolezza che ognuno di noi, soprattutto i giovani, ha, o meglio l'idea che ha di questa, della tutela dell'ambiente. Ecco, secondo voi qual è un modo consono o il miglior modo proprio efficace per educarci alla tutela dell'ambiente e del paesaggio? Come facciamo noi che saremo la classe dirigente a diventare sempre più consapevoli e ad agire in maniera sempre più efficace su questo punto di vista? È una bellissima domanda. Però la curiosità, perché io dicevo, la curiosità mi sorprende perché deve essere così, cioè spontaneamente quello che tu non conosci è quello che devi chiedere, senza suggerimenti da parte di nessuno. E voi siete stati impeccabili. Io vi ringrazio, intanto nel frattempo che risponde potete tornare al vostro posto e risponderanno anche a questa domanda molto intrigante. Ah, abbiamo le domande della Mari, le mettiamo in preparazione. Abbiamo detto per quanto riguarda l'ambiente, per esempio, tutto quello che sono raccolte differenziate. A Giada ce l'abbiamo la raccolta differenziata? Dov'è? Sindaco, a Giada ce l'abbiamo la raccolta differenziata? Bravissimo. Quindi praticamente anche qui, ecco, rispetto all'ambiente, i nostri giovani guarderanno quello che voi fate, amministratori. Guardano quello che noi facciamo dal punto di vista, come dicevo prima, della tutela del paesaggio, perché noi sull'intendenza tuteliamo il paesaggio e quindi non daremo mai autorizzazioni, ovviamente laddove il piano paesaggistico, che credo sia, voi ce l'avete approvato, come è approvato, perché il piano paesaggistico, qui nel complesso ovviamente del catanese, prevede ciò che si può e ciò che non si può fare, ciò che è compatibile e non è compatibile. Quindi da questo punto di vista c'è già un organo, uno strumento importante che è il piano territoriale paesaggistico, che spiega esattamente cosa si deve fare per tutelare il paesaggio. Per l'ambiente, l'abbiamo già detto, ci sono ovviamente gli organi deputati per questo. Quindi i ragazzi devono semplicemente osservare questo. Poi, ovviamente, oggi i ragazzi sono sempre molto informati di quello che succede in tutto il mondo, per quelle che sono le battaglie dell'ambiente. Non è difficile capire quali sono le modalità che l'attualità ci impone, anche un attimino di vedere, no? Quindi una coscienza se la formano comunque, i ragazzi se la formano comunque. Volevo aggiungere, perché la domanda è stata molto precisa, dice, noi come possiamo, voi dovete amare il vostro territorio, perché la nostra città. Perché quando se tu ami i tuoi genitori, ti difendi, li tuteli, li salvaguardi, quindi voi dovete amare il vostro territorio, la vostra città, non imbrattare i muri, non sporcarli, perché naturalmente questo sfogo che è anche legittimo, perché no? Ma noi naturalmente questo pensavamo col prefetto, perché a Catania c'è una via, la via dei Crociferi, che è patrimonio dell'umanità, quindi UNESCO, patrimonio dell'umanità, dove puntualmente ogni sera, perché sicuramente è una via del centro molto vissuta, soprattutto dai giovani, e questo ci rende felici, ma c'è un'alterazione, una sorta a volte di vandalismo verso i monumenti, quindi bottiglie, muri, pietra lavica distrutta perché qualcuno ha un'ispirazione artistica e lo fa sulla pietra lavica. Questo non è amore per il monumento, non è amore per la propria città, perché intanto poi qualcuno deve pagare e qualcuno certamente deve rimettere a posto, che quasi sempre non è chi lo fa il danno. Nel territorio è la stessa cosa, rispettarlo. Rispettarlo dal punto di vista appunto civico. Io non so, si insegna ancora la materia, educazione civica? Cioè, non lo so. Comunque dico, io ai miei tempi c'era educazione civica. Comunque dico, tutto parte da questo interesse, questa passione, questa bene del proprio. Negli altri stati europei questo
succede, noi non siamo, quindi succede anche lì, ma sicuramente sono orgogliosi di quello che hanno. A noi questo orgoglio purtroppo manca, l'orgoglio di sapere che avete un centro storico come Giarre, che è favoloso, che ha dei monumenti e dei palazzi nobiliari che gridano vendetta. Passiamo alle domande successive. Il liceo. Salve, mi chiamo Marco Cavallaro e frequento il quinto anno del liceo classico Michele Amari. Mi chiedevo semplicemente cosa potrebbe concretamente fare la comunità scolastica a favore della tutela dell'ambiente. Cioè, proprio dal punto di vista concreto, secondo voi, cos'è che manca? Cioè, cosa si potrebbe migliorare? Cosa potrebbe essere? Intanto io inserirei una materia sui beni culturali. Penso, non so, io non conosco gli ordinamenti delle scuole, però potrebbe essere importante. Cioè, farvi conoscere i beni culturali. Adesso, per esempio, oltre alla facoltà di architettura, ci sono anche le lauree in beni culturali, scienze e beni culturali. Quindi, secondo me, già la scuola stessa, intanto fare, secondo me, più incontri con le istituzioni, quelle preposte alla tutela e alla salvaguardia. Quindi le scuole incontrare le soprintendenze, che in questo caso siamo quelli preposti alla tutela. E quindi in un certo senso, ecco, ci può nascere il dialogo per cercare di capire come, conoscere da di dentro il bene da salvaguardare. Ma poi secondo me deve essere una materia proprio scolastica, che non è la storia dell'arte, la storia dell'architettura, quella è un'altra cosa. Io vi posso dire, dovreste essere propositivi, non aspettare sempre che siano gli altri a dirvi cosa dovete fare, invece direi il vostro dialogo all'interno del vostro istituto, andate a parlare con il vostro dirigente scolastico e poi la rappresentanza, insomma, siete di portavoce, no? E dite: noi abbiamo la necessità, vogliamo fare questo, sentiamo l'esigenza di approfondire questo argomento che riguarda quello che abbiamo detto e quello che più interessa. E saranno gli stessi a questo punto a pianificare dei programmi che possono fare insieme un programma. Non aspettate che sia sempre qualcuno così a dirvi cosa fare, cosa, perché non sarebbe partecipato. Partiamo da voi, dal basso. Dal basso è una richiesta e invece deve essere vostra proposta. Sono Marta De Natale, anche io frequento il quinto anno del liceo classico di Amari. Allora, io mi chiedevo, intanto nella nostra scuola in realtà c'è attivo un corso di beni culturali, quindi diciamo che teoricamente non manca. Però in realtà noi stessi come studenti in prima persona ci siamo resi conto, anche come diceva lei, che è l'esperienza in realtà quella che forma più di tutto. Quindi ci chiedevamo se noi in prima persona, come studenti, anche magari minorenni, potessimo partecipare in qualche modo, per esempio, agli scavi archeologici o qualcosa del genere. Qual è l'iter che dovremmo seguire? Sì, quello che dicevo prima, dei percorsi, PCTO, saranno venuti poi i percorsi delle competenze trasversali e dell'orientamento. Sono delle convenzioni che le sovrintendenze, noi ne abbiamo fatte tantissime sovrintendenze in Messina, con le scuole, con i licei scientifici, classici, con i licei artistici, facciamo tantissime di queste convenzioni con, in cui voi venite, assistete per esempio allo scavo archeologico, addirittura fin voi del liceo artistico, il classico di più si occupato degli scavi archeologici, quelli artistici addirittura hanno lavorato su determinate cancellate antiche per vedere come si faceva il ripristino di una cancellata, quindi un lavoro più tecnico. Voi appunto nello scavo archeologico, poi invece il liceo scientifico di Messina, per quanto riguarda invece i monumenti e la storia dei monumenti, realizzare poi un prodotto invece anche più turistico di rappresentazione. Quindi abbiamo fatto percorsi pratici, cioè spiegandovi esattamente anche, in caso vostro, il cibo classico, la farina di Messina, in cui vi abbiamo portato e vi abbiamo spiegato in che cosa consiste uno scavo archeologico, come si può schedare poi un pezzo e tutto insomma quello della fila. Quindi si può benissimo fare. Sì, e poi secondo me appunto aggiungo, gli archeologi già lo fanno, ci sono diversi, però già sono... gli studenti sono già in grado più alto, non sono liceali. Però noi abbiamo il tutoraggio, siamo tutto di diversi allievi che vengono dalle università e che per completare il percorso di studio della laurea
per che so, lettere classiche con indirizzo archeologico, eccetera, e allora loro vengono a fare degli stage da noi. Ora, ancora questo nei licei non si è diffuso, però secondo me, per esempio, visitare i cantieri di restauro, quindi o visitare appunto gli scavi archeologici, questo noi siamo prontissimi, basta che certamente ci sono delle forme di assicurazione che si devono ovviamente osservare, perché è ovvio che in un cantiere non si può entrare se non sei un addetto, però certamente possiamo in quel caso organizzare un percorso dove si può visitare un cantiere, vedere come cresce, vedere oppure anche a scuola avere un tema e poi svilupparlo attraverso l'intervento di restauro, un progetto di restauro, cioè cercare di farvi amare la materia, i beni culturali, perché poi sono tali le soddisfazioni che uno dice ma vale la pena di tutelarlo e di salvaguardarlo, quindi i mezzi ci sono e oggi grazie a Dio le sinergie con gli istituti scolastici, con le università, a voglia, noi siamo, facciamo accordi scritti quasi un giorno sì, un giorno no, perché l'università vuole con un gruppo di studenti vedere lo scavo che si sta facendo nella provincia di Catania, in una zona di Zafferana, di Via Grande o anche a Giarre, se ci sono degli scavi. Quindi si può avviare un percorso di lavoro, di collaborazione. Grazie mille per la risposta. Grazie. È un piacere sentire la curiosità, no? La curiosità con cui e la volontà che spesso anche molti di voi, molti di loro hanno, nell'intenzione di farne parte. Quindi questa volontà di farne parte dà una speranza. Quindi anche poi per i presidi è possibile stipulare delle convenzioni proprio con le sovrintendenze, necessariamente Catania o Messina, che si voglia, per immaginare anche un percorso di orientamento per chi ne fosse interessato. È una sorta di Erasmus a casa nostra, se così lo vogliamo identificare, no? Prima di pensare magari di andare in Egitto, all'estero, quello si fa già nel periodo universitario, diciamo propedeuticamente a livello di formazione, di istruzione, si può immaginare questa forma di, e se non lo fa già, con le scuole che ha, che lo deve fare, voglio dire, con i corsi importanti che abbiamo oggi qui. Io chiedo due telegrammi e chiusura ad ambedue, in modo tale che poi passo la parola alla nostra Patrizia per concludere la giornata di oggi, che per quanto mi riguarda è stata formativa, molto bella, ha reso partecipe una realtà, una società, creando un evento che non era mai stato immaginato e speriamo che ne avrà di seguito. Quindi architetto Vinci, un telegramma proprio di chiusura per... Telegramma è rivolto a tutti i nostri studenti, così attenti oggi, anche a tutte le domande che hanno fatto. Raccomando quindi a loro, ma anche ai docenti, un buon rapporto con la conoscenza. La conoscenza sta alla base di qualsiasi azione di tutela. Quindi parlate con questi ragazzi, portateli nel territorio, fateli rendere, come dicevi tu appunto, partecipi del loro territorio, perché lo devono conoscere, che ovviamente se non lo conoscono non possono mai sentire questo spirito di identità che unisce alla conoscenza, con ciò che è. Quindi la conoscenza sta alla base. Danilo, questo erano dei ragazzi che ci c'è da qua. Grazie, un applauso all'architetto Vinci per la sua testimonianza, ma soprattutto titoli di saggezza sono dei tasselli di esperienza che ci servono, perché la domanda che abbiamo, alla quale abbiamo anche risposto, è in che modo la società, a noi perché serve la sovrintendenza? L'abbiamo scoperto nelle molteplici forme, sempre dai fini formativi, istituzionali, burocratici. La vita sociale si basa su tutto un organigramma di cui loro ne sono ovviamente difensori.
quindi anche detta un telegramma anche da parte sua. Certo, con piacere, io naturalmente ringrazio chi ha organizzato, ringrazio di questa iniziativa, mi complimento e spero veramente che di queste edizioni ce ne siano tante e che certamente questa possa essere l'inizio di un lungo percorso per chi naturalmente propaga la città, Giarre è città educativa e città com'è? Da educare, educativa, città da educare. Allora è un titolo molto ambizioso e che certamente pone una serie di impegni da parte dell'amministrazione comunale che come sempre e con il suo assessore sicuramente vorranno portare avanti. Io ringrazio gli studenti, però vi dico una cosa: voi forse sarete quelli che noi, a cui sia io che Mirella, passeremo il testimone, perché certamente poi a un certo punto la Fornero ci manda via, però io quello che vi chiedo è che chi vuole intraprendere un'attività legata a donna, cioè proprio legata al ruolo delle sovrintendenze, deve avere la passione per questo lavoro. Se lo si fa solo ed esclusivamente per quel famoso simpatico film del posto fisso, Non serve, non è produttivo. Tutto quello che abbiamo detto stamattina non avrebbe, per carità, dico, il posto fisso che ben venga, visto poi i tempi, però in questo, proprio perché i beni culturali sono una specificità del territorio e non hanno uguali nelle altre attività con le altre assessorati della regione siciliana, chi lo affronta, e ve lo auguro di tutto cuore, deve affrontarlo con la passione di volerlo tutelare e salvaguardare. Grazie, auguri a tutti. Auguri. Io telegramma anche la volontà di citare le forze dell'ordine che sono presenti, perché sotto questo aspetto anche loro svolgono delle funzioni di tutela e protezione. Noi abbiamo qui il capitano della compagnia di Giarre, che certamente conoscerà e saprà le azioni del nucleo della tutela del patrimonio monumentale e artistico. Quindi voi pensate che lo Stato si avvale delle forze dell'ordine, anche la Guardia di Finanza, sul riconoscimento anche delle falsità, delle falsificazioni del mercato, della contraffazione, anche lì interviene per la certificazione di tutto ciò. Con la Guardia di Finanza le sovrintendenze lavorano praticamente quasi quotidianamente, è un rapporto continuo di grande attenzione, perché anche loro hanno imparato ad amare i beni culturali, li salvaguardano, ci aiutano, ci collaborano. Abbiamo anche intrapreso delle iniziative con Riposto. L'anno scorso abbiamo fatto una bellissima mostra che è ancora una mostra permanente, che sono i reperti che gli archeologi, che la sovrintendenza trova, e li abbiamo esposti in una piccola sala della caserma. Così tu ci saluti e continui i tuoi lavori di conclusione. Grazie al dottore Fiorenza, brillante moderatore e conduttore di questo talk che ha visto protagoniste le due carissime sovrintendenti di Messina, l'architetto Vinci, di Catania, la dottoressa Aprile. Adesso un momento importante, io devo ringraziare assolutamente tutte le autorità, i dirigenti scolastici, le autorità cittadine, religiose, ma un grazie di cuore ai veri, agli unici protagonisti di questa giornata. Voi studenti, siete stati bravissimi. Veramente di cuore. Allora, questa parte riservata ai distinti saluti non può congedarsi se non con la consegna di un segno tangibile di riconoscimento per l'operato svolto, per il proficuo impegno profuso giornalmente. Questa triade
questa mattina veramente dato il massimo, grazie di cuore a nome anche della stampa. Io sono l'addetto stampa di questo progetto, ma molti giornalisti hanno veramente seguito con cuore, con attenzione tutto il progetto, ma soprattutto questa conferenza, perché già il titolo ci sta a cuore: valorizzare, tutelare e recuperare. Questo è un imperativo categorico che ognuno di noi deve seguire ogni giorno, e mi piace che questo promani direttamente dal territorio e dalla sinergia di tutte le forze attive in esso. Grazie di cuore. Allora, io chiamo il sindaco della mia città, il dottor Nino Cantarella, voleva fare una chiosa proprio in conclusione, concludere con un riferimento a un qualcosa che è stato detto oggi. Prego, sindaco. Grazie. No, grazie. Ritornare, per chi magari non è di Giara, o se è di Giara, non conosce la storia del nostro comune, perché qua ci sono tanti ragazzi che non sono solo di Giara, ma appunto sono di tutto l'Interland. E volevo dire un grazie alla sovrintendenza, ma anche alla prefettura, per l'attenzione che avete avuto per il convento degli agostiniani scalzi. Peraltro c'è questa misura che nel 2024 dovrebbe essere finanziata, e devo dire anche una cosa, che c'era un finanziamento 100.000 euro in pretesto, ma grazie, voglio dire, alla sinergia sia della prefettura, che ringrazio il prefetto Librizzi, perché quando allora ero insediato da pochissimo parlai proprio di questa storia assieme a padre Nino Russo, e subito dopo mi trovai un finanziamento che da 800.000 euro arrivava a 1.130.000, non so precisa la somma esatta, e quindi ho capito che c'è stata un'attenzione, perché, e poi concludo subito, perché anche la storia è importante per capire il presente, ma anche per capire il futuro, e da lì partì, proprio da questo convento degli agostiniani scalzi, partì la storia di Giara. Immaginate, da lì partì poi tutto quello che era la Civitas, la città che poi si è formata, che si è strutturata man mano, no? E poi nella storia quella chiesa era molto legata ai cismonesi, di cui noi, Cismon de Grappa, di cui noi siamo gemellati. Questa comunità veneta fu ospitata qua nel periodo della prima guerra mondiale, per 4 anni fu ospitata dalla nostra città, e là c'era la Madonna del Pedancino, che è proprio la Madonna di questa comunità, di questo comune, che è Cismon de Grappa, e peraltro negli anni abbiamo avuto dei contatti, ma ora, se questo avvenisse nel momento in cui sarò presente e sarò ancora sindaco nel 2024, sicuramente assieme a padre Nino inviteremo questa comunità, perché è un'appartenenza. E se voi pensate, se vi capita di andare a Cismon de Grappa, la strada principale, io ci sono andato solo una volta ma ero ragazzo, la strada principale di questa comunità, che è di circa 1.000 anime, ma è un comune. Ora poi si sono aggregati nella vallata, sono 5 comuni, perché poi in quei territori stanno ragionando ad aggregare più comuni, ma comunque l'identità è forte. Pensate che la strada principale si chiama Via Giarre di Sicilia, quindi quando arrivate e vi capita di arrivare là, voglio dire, anche una soddisfazione che ancora ricordano. Peraltro nacquero a Giarre ragazzi che poi quando finì primo conflitto mondiale andare un'altra volta nella loro comunità, quindi siamo legatissimi a questa cosa. E poi da vicino c'è appunto il convento che era adiacente, dove peraltro ero allora io vice sindaco, recuperammo alcuni libri importanti dei monaci degli agostiniani scalzi, che sono peraltro a disposizione ancora nel Palazzo della Cultura. Quindi recuperammo, perché allora ci fu un problema di acqua. Ora comunque abbiamo recuperato quello che era possibile recuperare. Quindi siamo molto legati a questo contesto, e mi auguro veramente che si possa dare questo inizio assieme a padre Nino, insomma, e assieme alla sovrintendenza, perché è un momento importante della nostra città andare a recuperare questo manufatto. Cioè, è una cosa che ci appartiene proprio nel senso più intimo e più completo
del significato. Grazie. Allora, Sindaco, a lei il privilegio di assegnare il primo encomio di questa giornata. Dottore Fiorenza, siamo pronti a consegnare questo encomio alla dottoressa Vinci, all'architetto Vinci. Intanto arriva questa bellissima corbe di fiori che il sindaco, vabbè, ha già dato. Sì, sì, dona. Chiamerei anche la dottoressa assessore Sant'Onoceto per la consegna. Aspettiamo l'assessore. E quindi vogliamo attribuire, conferire questi encomi di gratitudine, di stima per l'operato, per il mandato svolto, e quindi all'architetto Aprile. E chiamo... Allora, posso prendere, faccio tutto io, da Valletta, tutto oggi. Sì, tranquilli, nonna. Allora... sorella, l'architetto Mirella Vinci, dov'è la ragazza? Mi puoi aiutare? Grazie. Anche perché ho solo due mani, avendone quattro potrei fare di più, ma ci attrezzeremo anche per questo. Allora, il sindaco consegna all'architetto Vinci. Andiamo avanti. Della mia assessora, e quindi questo è un incontro che abbiamo qua, perché ho firmato io come sindaco di questa città, come Giarre, città per la seconda edizione, un incontro solenne che le offriamo per la presenza stamattina, per la professionalità e soprattutto per il modo come avete posto le risposte tutte e due le sovrintendenti, perché ci sono state delle domande interessanti, mature, importanti dei ragazzi che hanno posto alla vostra attenzione, e capisco che c'è veramente una struttura scolastica, grazie anche ai dirigenti, agli insegnanti, che infondono appunto il rispetto, no, alla, quello che dicevamo noi altri, alla tutela, al patrimonio, alla conoscenza di questa storia e quindi anche della nostra struttura urbanistica. Ne abbiamo già parlato e riparlato proprio stamattina. E la vostra presenza ha un prezzo tutto incluso, poi, come dire, il cerchio di questa bellissima mattinata, essendo poi la vostra presenza ha chiuso questa bella manifestazione, la vostra professionalità, e come avete portato delle risposte semplici, giuste, profonde ai ragazzi che hanno fatto questa linea. Perché poi alla fine è giusto dire che i protagonisti non siamo noi, che siamo qua sopra, ma siete voi che ci state ascoltando e che sarete i cittadini, gli amministratori, i professionisti, il cittadino semplice di Roma. Quindi un encomio solenne. Ringrazio il sindaco, ringrazio l'assessore e tutti coloro che mi hanno accolto così. Ovviamente a me, che faccio parte di un'altra provincia, e mi hanno accolto così affettuosamente. Mi dispiace, Donatella, che noi tra un anno ce ne andiamo, perché io ho detto di fare cambio. Io venivo qui a fare sovrintendente di Catania e tu venivo a Messina. Benissimo, adesso conferiamo questo encomio solenne all'architetto Donatella Aprile da parte dell'assessore Antonella Sant'Onoceto. Dottoressa, grazie per l'entusiasmo, la voglia. All'architetto Donatella Aprile, sovrintendente dei beni culturali di Catania, per la sua carriera professionale volta alla tutela e valorizzazione dei beni culturali ambientali della provincia di Catania, ed in particolare per il suo prezioso contributo alla città di Catania, per la seconda edizione della manifestazione Città. E adesso vuole dire qualcosa, vuole ringraziare. Sono solo, che dire, sono emozionata. Chiudere questi mandati così veramente è di grande soddisfazione, perché certamente andiamo verso questo passaggio del testimone ai giovani. Parole bellissime, non
non so se meritate, ma comunque sicuramente l'impegno verso la città di Giarre c'è senz'altro, l'arciprete sarà più buono anche con noi e così. E così sicuramente andremo avanti, ma è solo per dirti un rapporto di affetto che abbiamo nei suoi confronti. Grazie veramente anche a tutte le autorità militari che ci aiutano in questo impegnativo percorso. Grazie ancora. Grazie. Grazie. E adesso un encomio solenne all'anima, al cuore pulsante di questa importante conferenza, non solo nell'ambito di tutto il progetto, veramente un cuore che pulsa a velocità sostenuto come il mio adesso, forse un po' di tachicardia. Va bene, io voglio veramente ringraziare di cuore, a nome di tutta la comunità, il referente culturale, nonché ispettore regionale beni culturali, nonché moderatore dell'incontro, il dottor Nicolò Fiorenza, e chiamo il comandante dei carabinieri, il capitano Mario D'Arco, a consegnare l'encomio solenne al dottor Nicolò Fiorenza. Buongiorno. Grazie veramente, grazie a tutti, grazie assessore, grazie ai soprintendenti, però vedete, per me è importante quando abbiamo deciso di immaginare il coinvolgimento delle scuole, non dialogare con delle persone adulte che già hanno contezza del mondo, che possibilmente ne provano anche noi, ma io volevo proprio portare a voi questo genere di esperienza, che per me è la cosa più importante, così come avrei desiderato io, alla vostra età, che avessi potuto vivere un'esperienza del genere. Quindi quello che non ho potuto ricevere io come formazione, mi piacerebbe che in un certo senso arrivasse educativa. E quindi grazie a voi anche per la vostra presenza, soprattutto le vostre domande, molto belle, intelligenti, grazie. Benissimo. Altro elemento importante della riuscita di questa kermesse questa mattina. Fondamentale l'apporto degli istituti scolastici, ricordo il liceo Michele Amari, il liceo statale Leonardo e il liceo artistico Contuso. Quindi è giusto ringraziare altri dirigenti, ho visto anche la dirigente la Scilipoti del primo istituto comprensivo, quindi grazie a tutti i docenti, ma dobbiamo consegnare questo encomio solenne anche ai dirigenti scolastici. E allora, in rappresentanza del professore Lutri, dirigente scolastico, credo ci sia la professoressa Grasso, e consegniamo proprio l'encomio al liceo classico Michele Amari. E consegnano in rappresentanza della comandante delle Fiamme Gialle di posto Valerio Zippello, Ulisano Luciano e Sveglia Maurizio. Le accogliamo con un grande applauso. È la professoressa di lettere classiche Rosaria Grasso. A lei va conferito, va così assegnato, poi lo porterà chiaramente al preside. Allora consegniamo a un tandem di forze gialle. E fatelo un applauso alla vostra insegnante. Grazie. State tutti qua per poi fare la foto finale. Poi, per quanto riguarda il liceo statale Renato Guttuso, visto il suo preside, il dottor Gaetano Ginardi, e consegnerà in rappresentanza del tenente di Vascello, della guardia costiera e connatta del porto, ovvero di Letta Volpe, la nostra Luciana Sorice, capo di terza. Ecco il preside Ginardi.
pubblico il professore Fiumara per premiare il liceo statale Leonardo con a capo la sua dirigente, dottoressa Tiziana Danna, che si scusa per non essere presente ma ha accompagnato oggi una delegazione di studenti in quel di Bronte per un'altra manifestazione importante, ma viene qui degnamente rappresentata dalla sua vicaria, la professoressa Francesca Alicosi. E grazie veramente di cuore.